Allora, oggi come previsto facciamo un altro esercizio simile esame che avevo già pubblicato stamattina sul sito, magari qualcuno è già riuscito a dare un'occhiata oppure no, ma è indifferente. Io però ho una raffica di avvisi da darvi, quindi vediamo un po', partiamo da lì, finché siamo svegli. Allora, avrete visto che abbiamo pubblicato un elenco pieno di errori con le assegnazioni ai corsi delle persone, perché in realtà questo elenco qui è frutto della fusione tra dati che arrivavano dal servizio di gestione didattica, dati che avevamo preso, diciamo quelli dalle vostre mail, altre cose, quindi diciamo che con due o tre iterazioni successive speriamo di riuscire a consolidarlo, no? Quindi è l'elenco che dice, diciamo così, stabilisce a quale corso afferite e poi, è che quello che useremo poi durante poi gli appelli d'esame. Oggi è stata rilasciata una nuova versione, quindi tutti quelli che mi hanno segnalato delle anomalie fino a stamattina, tipo alle 10, qualcosa di questo genere, dovrebbero già essere corrette. Mi sono arrivate altre tre mail, se non sbaglio, che sicuramente non, le ultime tre sicuramente non abbiamo ancora corretto, quindi cerchiamo una volta al giorno, giù di lì, di incorporare le vostre segnalazioni in modo da arrivare poi al primo appello con gli elenchi fissi e definiti. Per quanto riguarda le prenotazioni, come abbiamo messo nella mail, le prenotazioni all'appello, ovviamente vi prenotate nell'appello della metà alfabetica a cui appartiene il vostro cognome. Saremo poi noi che prenderemo gli elenchi separati dei due corsi, li mettiamo insieme e poi li ridividiamo per corso, secondo i tre temi d'esame che ci saranno, che saranno un tema d'esame per il corso 1, il tema d'esame per il corso 2 e il tema d'esame per chi segue ancora il programma 2011-2012. Ok? Questo è il lavoro che facciamo noi a valle. Voi prenotatevi semplicemente nel vostro appello. Per quanto riguarda le aule, l'avevo già detto, ma forse l'avevo detto senza registrare, quindi lo ripeto, non fissatevi sull'aula che è scritta sul portale, perché noi abbiamo due aule prenotate per il corso 1, due aule prenotate diverse per il corso 2, sicuramente non avremo bisogno di quattro aule, no? Per cui state con le orecchie drizzate il giorno prima dell'appello. Vi metteremo fuori un avviso, manderemo una mail dicendo allora l'esame lo facciamo in quell'aula lì oppure in quelle due aule a seconda di quante persone ci sono. E avendo dei temi d'esame diversi è anche facile, diciamo così, compenetrare, usare meno aule perché, diciamo, anziché fare compiti a fila A, fila B, se sono proprio due esami diversi, è più facile da anche ottimizzare lo spazio. Quindi probabilmente useremo un'aula, forse due, ma molto probabilmente una di quelle che abbiamo prenotate. Però, appunto, aspettate all'ultimo momento a vedere quale sarà quest'aula. Questo dal punto di vista del compito scritto. Poi, gli ultimi quattro avvisi, magari li avete già visti, però commentiamoli insieme, che sono comparsi. Il primo è, domani pomeriggio, alle 2:30, Marco Torchiano aveva organizzato, ve l'avevo già accennato la settimana scorsa, alla fine è riuscito a organizzare l'incontro con Mario Ravera, che è uno dei dirigenti dell'amministrazione centrale del Politecnico, no? E che fino all'anno scorso era responsabile dell'area IT, adesso, diciamo così, è responsabile più in generale di una cosa che non so ripetere, scusatemi, leggo, del reporting direzionale ai progetti speciali. No? Quindi di fatto in staff al rettore in cui definiscono i processi e gli indicatori relativi ai processi che si svolgono al Politecnico in questa fase in cui tra l'altro stanno riprogettando un po' tutto. Allora, verrà a raccontare queste cose, si lega sicuramente al corso di sistemi informativi che avevate fatto l'anno scorso, no? In cui avevate visto non tanto la parte tecnologica ma anche la parte di modellazione dei processi, quindi io andrò sicuramente a ascoltarlo. Se
credo che possa essere interessante spendere un'oretta ad ascoltare queste cose. Quindi sarà domani alle 14.30, nelle ore praticamente del corso 2, in aula, non ho scritta, l'aula 10A, è quella dove abbiamo lezione normalmente il venerdì, alle 14.30. Prima ovviamente abbiamo la nostra lezione, alle 13, con la differenza che ci hanno cambiato l'aula. Quindi domani sarà l'ultima lezione e la faremo in aula 1B anziché in aula 10A. 1B credo che siano quelle sopra il bar pizzeria. È un'aula un pochino più piccola perché c'è un'altra gente che ha bisogno di un'aula grande e noi direi che in aula 1B è una delle aule più brutte che ci sono, ma ci stiamo, perché sono quelle strette così, lunghe, sei pullman, non sembra di essere in treno, ma noi non abbiamo bisogno di occuparla tutta. Quindi anche chi non c'è, passate parola, domani la lezione alle 13, in aula 1B. Ciò che vorrei fare domani, se oggi risolviamo l'esercizio di progettazione, domani lo vorrei dedicare alle domande di teoria. Eventualmente, anzi preferibilmente su vostro spunto o stimolo, nel senso che se avete dato un'occhiata alla domanda di teoria, come vi avevo già detto, ne avete qualcuna che non capite, non siete sicuri, eccetera, domani secondo me è l'occasione per vederla insieme. Se non ci sono richieste vostre, ne scelgo qualcuna io a caso ovviamente, ma se partiamo da quelle che sicuramente vi hanno creato dei problemi è più utile. Quindi oggi facciamo esercitazione in vista dell'esame parte di programmazione, di progettazione, domani per la parte invece di teoria. Vabbè, questo è l'elenco dei corsi. Questo invece è un avviso relativo, l'ultimo, relativo allo svolgimento della tesina da adesso in avanti. Allora, ricordatevi che chi fa la tesina deve consegnare il documento dei requisiti via mail entro domani, no, la scadenza è domani, il 18. Poi, una volta che ci saranno tutti, tra domani sera e sabato e lunedì mattina, no, gli daremo un'occhiata, eventualmente per chiedere delle integrazioni, se mancassero delle parti o delle informazioni da parte di qualcuno. Al netto di eventuali integrazioni che cerchiamo di risolvere appunto nella prima metà della settimana prossima, a quel punto quello diventa, no, la vostra specifica con cui partire con l'implementazione. Per anche diciamo così, evitare una spicciolata, Dario Bonino ha fissato un orario fisso, diciamo così, di consulenza, in modo che voi sappiate se avete bisogno, dei dubbi, domande, far vedere qualcosa sulla tesina, eccetera, tutti i mercoledì lui è disponibile un paio d'ore. Poi c'è sempre la mail e le altre forme, però almeno quelle 2 ore sono fisse, settimanali, lo sapete già, e per qualunque aiuto sullo svolgimento delle tesine potete fare riferimento a lui, secondo le coordinate che sono indicate qua in questo avviso. Dopodiché, dicevamo, ci sarà una data per la correzione delle tesine stesse, per la valutazione. Allora, io ho sentito questa mattina il LEP, per riuscire a fissarla questa data, perché non sarebbe male saperla, no? Sia per voi che per me, ricordate che avevamo concordato che fosse più utile fissare questa data nei primi giorni delle lezioni del semestre, no? Perché poi ho visto proprio l'ultimo giovedì e venerdì voi avete gli esami di Ravazzi, di Scellato, cioè delle mazzate mostruose, per cui è inutile andare a cercare di infilare, no? La cosa della tesina in quella settimana lì, perché è già troppo piena. Quindi l'idea continua ad essere di, quindi qui finiscono le lezioni, abbiamo le sessioni d'esame, aspetta un attimo, eccolo qua, la settimana del 4 marzo. Quindi cercheremo di trovare un buco, una mezza giornata o due, molto più probabilmente due mezze giornate, no? Perché se, dipende poi da quante tesine arriveranno al fondo del percorso, no? Mi auguro tante, ma non vi so ancora dire nulla, ma per semplice motivo
che il LEP mi dice barriera, sì, io ti do tutte le giornate che vuoi, ma finché non so l'orario delle lezioni, dei corsi, non ti posso dire quando. Quindi rimaniamo così, appena si saprà vi informo su quali saranno i momenti in cui faremo questa valutazione della tesina. Adesso abbiamo una ventina di tesine in corso, in ballo. Se arrivassero fino in fondo tutte 20, sicuramente faremo due sessioni diverse di valutazione, perché non ci si riesce in 4 ore, una giornata intera, poi alla fine uno è fuso. Quindi, definiamo un calendario in modo che sappiate già prima, grosso modo, quando venire. Il processo è un processo di eliminazione, no? Per cui chi non consegna il documento dei requisiti entro domani automaticamente è fuori dal processo di questo appello qua, no? La stessa cosa per quanto riguarda la tesina: chi non viene, ecco, magari faccio la cortesia di dirlo, no? Se per caso siete tra quelli che hanno consegnato il documento dei requisiti e poi per qualche motivo vi accorgete di non arrivare alla fine col lavoro o non nel modo in cui preferite, ditecelo, così noi contiamo un gruppo in meno, ma solamente per ragioni organizzative. Poi se uno proprio l'ultimo giorno non ci riesce, non scopre l'ultimo momento, fa lo stesso, ci accorgiamo che manca un gruppo e va bene, ma è solo per l'organizzazione del tempo. La domanda che mi è già stata fatta un certo numero di volte è: cosa succede se non ce la faccio a finire il lavoro? Allora, prima vi do una non risposta. La non risposta, ma che in realtà è quella vera, è: guardate che i requisiti ve li scrivete voi. Ok? Il documento dei requisiti ve lo state scrivendo voi, non ve lo stiamo dando noi. Allora, se poi in quel documento dei requisiti ci avete messo 200.000 cose, perché era bello, ma guarda che carino, ma potrei anche fare quest'altro, è poi sicuro che non arrivate alla fine. Ok? Quindi cercate di essere, in questa fase qui, entro domani, essere molto severi con voi stessi. Cioè mettere dentro i requisiti minimi per poter far vedere la funzionalità chiave, essenziale del sistema. Gli orpelli, gli abbellimenti, sarebbe bello che, se avete già cominciato a pensarci, potete anche lasciare un documento dei requisiti, ma indicatelo con una nota, con un colore diverso, dicendo questo per un'eventuale versione 2. Non è nella versione 1, non è nella versione che realizzeremo. Oppure già anche dividerlo proprio in due fasi, versione 1, versione 2, versione beta, versione finale, eccetera. Quindi cercate di non impegnarvi, perché adesso è facile scrivere, no? Devi solo scrivere parole, ma poi alla fine dovrà implementare. Quindi io vi invito a essere molto parsimoniosi con quello che scrivete. Anche chi mi ha già inviato, non ho guardato quello che mi avete già inviato, ma anche chi me l'avesse già inviato, se facendosi un esame si accorgesse che è stato, diciamo così, troppo ampio, me lo rimandi pure modificato entro domani, tanto se me ne mandate più versioni io prendo l'ultima, no? Questo come indicazione generale. Poi, rimanendo dentro questo, se invece qualcuno comunque pensava di riuscire a arrivare alla fine e poi non ce la fa, noi avevamo deciso che questo processo si ripete ad ogni appello. Quindi se non riuscite a consegnare la tesina adesso, la potete consegnare a giugno o la potete consegnare a settembre. Più in là non so dirvi, perché non so cosa succede l'anno accademico prossimo. In teoria non è la stessa tesina, nel senso che si ricomincia da capo. Quindi ci sarà, adesso poi cercherò di studiarmi bene il calendario, una data entro cui mandare il vision statement, una data entro cui mandare il documento dei requisiti e così via. Nessuno vi vieta di riproporre la stessa cosa, ma non è automaticamente la continuazione di quel lavoro. Cioè, io quello che un po' vorrei evitare è che uno sia costretto a fare il lavoro in un mese e un altro gruppo, se la prende più comoda, ci mette 4-5 mesi, perché poi la consegna a settembre, sui requisiti che ha consegnato adesso a gennaio. Allora,
Noi, per noi ogni appello di fatto si riparte da zero. Vabbè, le persone siamo sempre noi, quindi è probabile che se una cosa ce l'avete proposta adesso andava bene, se la riproponete a giugno va bene lo stesso. Però non è detto, ecco. Magari vi chiediamo di cambiare qualcosa proprio per evitare questa cosa qua. Chi ovviamente sulla parte di vision statement non c'è problema, no? Il problema è sulla parte dei requisiti, no? Dei requisiti accettati. Per cui chi, tanto per dirla molto semplice, chi non consegna, chi si ferma già adesso dice no, ma io non ce la faccio, non consegno neanche i documenti e i requisiti, per me va bene, cioè, ripartiamo a giugno, si può ripartire di sicuro con lo stesso tipo di progetto se avete in mente. Però appunto, quello che vorrei evitare è che uno magari ci lavora, cerca di implementarlo, poi la settimana prima lascia perdere e poi riprende, va avanti con questo lavoro, perché diventa, diciamo così, non equo nei confronti degli altri che hanno invece avuto una scadenza. Per cui il messaggio è, può darsi che il documento dei requisiti in un altro appello lo dovremo ricambiare o cambiare o ve lo facciamo modificare proprio per evitare questo fenomeno. Modificare non vuol dire buttar via tutto, ma perlomeno ridefinirlo. Altre cose pratiche? Penso di non averne, se non ho dimenticato qualcosa. No, direi così a mente no, se poi mi viene in mente ve lo dico. Ok, proviamo a leggere invece questo altro esercizio. Allora, qui ho fatto solamente la parte di analisi e progettazione. Allora, se avete parlato con i vostri colleghi del corso 2, avete visto che in realtà stiamo usando gli stessi esercizi, lo stesso testo, qua nella simulazione di esame in aula, ma anche all'appello faremo così, useremo lo stesso testo modificando le domande sottostanti. Quindi, e ovviamente modificando le domande di teoria, che nei due corsi sono molto diverse. Allora, su questa simulazione d'esame numero 2, il testo racconta questo tipo di scenario. Ci racconta che c'è un negozio di prodotti biologici che vuole gestire dei gruppi di acquisto solidali. No? Gruppi di acquisto sono gruppi di persone, no, che si mettono d'accordo per comprare dei prodotti facendo un ordine unico tutto insieme e quindi riuscendo a spuntare magari un prezzo migliore, oppure facendosi consegnare della merce che altrimenti, diciamo così, la spicciolata non riuscirebbero ad avere. Questo non è un gruppo spontaneo, come ce ne sono in giro, ma è un gruppo gestito da questo negozio. Quindi questo negozio offre ai propri clienti la gestione di gruppi di acquisto. Ogni settimana un'azienda agricola, che è diversa dal negozio, negozio, le aziende sono aziende che producono, diciamo così, le materie prime, comunica i prodotti disponibili per la settimana successiva. Gli aderenti al gruppo prenotano i tipi di ortaggi che desiderano e le relative quantità. Con questi sistemi, questo non è solamente un gruppo di acquisto in cui vai a comprare, che ne so, in stock i CD o i DVD, li vai a comprare dalla Germania perché ci sono meno tasse, dove il problema è un problema di puramente di spuntare un prezzo migliore, no? Qui la componente solidale è quella che tu vai a comprare dei prodotti, in questo caso parla di un'azienda agricola, quindi cose tipicamente a filiera corta, produzione locale, in cui le disponibilità non sono infinite. Cioè non è che tu adesso la settimana prossima vai a comprare le fragole, perché l'azienda agricola non ce l'ha, no? Perché quelle sono importate da Madagascar in questo periodo dell'anno o luoghi del genere, no? Quindi non sono gestiti. Ogni settimana c'è un determinato stock di prodotti che è quello che deriva dalla produzione dell'azienda o delle aziende agricole
produttrici. Quindi io posso prenotare solamente da ciò che ci sarà disponibile. E relative quantità mi viene da pensare che ci sia anche poi un tetto massimo alle quantità, no? Perché l'azienda, appunto, agricola comunica i prodotti disponibili, comunicherà anche non solamente quali prodotti, ma quanti chili prevede di poterne consegnare. A fine settimana i prodotti vengono portati al negozio. Normalmente questi meccanismi vengono già portati in quantità giuste. Quantità, esattamente la stessa quantità che è stata ordinata. Il quale comunica agli aderenti, il quale negozio, comunica agli aderenti al gruppo che è disponibile quanto ordinato. Gli aderenti passano infine al negozio a ritirare i prodotti. Questo è lo scenario, di cui dobbiamo ovviamente costruire un sistema informativo che sia in grado di gestire questo processo. Sistema informativo in capo principalmente al negozio. Sistema informativo che verrà utilizzato perlomeno da tre tipi di utenti. No? Se lo vediamo in senso cronologico, il primo utente è l'azienda agricola, che una volta alla settimana si deve collegare e deve definire quali sono i prodotti che offrirà in questa settimana. Poi, sempre cronologicamente, ci sono gli utenti che si collegano al sito, vedono quali sono le offerte della settimana e definiscono il proprio ordine. Poi a un certo punto entra in gioco il titolare del negozio che, aggregando le richieste degli utenti, piazza l'ordine definitivo all'azienda agricola. Adesso bisogna capire questo passo qui se esiste davvero oppure no, o se è l'azienda agricola che al giovedì va direttamente a vedere e il sito già gli fornisce le disponibilità degli utenti. Io però dal punto di vista, diciamo così, formale, preferirei che ci fosse un avallo da parte del titolare del negozio sull'ordine di acquisto. No? Perché poi alla fine è il titolare del negozio che paga l'azienda agricola. Allora, se c'è un utente che fa il furbo e ordina 2 quintali di roba e l'azienda agricola la consegna, poi il titolare del negozio la deve pagare sul momento e magari non riesce a venderla perché quell'utente lì è un utente fasullo, va a sapere che cosa è successo. No? Quindi io ci vedrei comunque, anche se appunto dal punto di vista del trasferimento dell'informazione non sarebbe necessario, perché l'azienda agricola potrebbe vedere benissimo qual è la somma dei prodotti ordinati. Secondo me deve esserci una conferma da parte del titolare del negozio, che a un certo punto interviene. Conferma l'ordine e quindi di nuovo l'azienda agricola può vedere qual è l'ordine confermato. Vuoi che il titolare del negozio decida di comprare anche delle quantità extra per se stesso per rivendere il negozio? Non sappiamo. E poi c'è l'ultimo passaggio, gli ultimi due passaggi sono uno quello della consegna dell'ordine, dove anche qua, secondo di quanto lo vogliamo complicare, possiamo presupporre che l'ordine venga consegnato in quantità esatte, oppure possa anche essere consegnato in quantità non esatte, non lo sappiamo, a volte succede. Voi andate in qualunque magazzino di questa terra, a ricevimento merci, la prima operazione che devi fare è andare a vedere se sulla bolla di accompagnamento delle merci le quantità e il tipo di prodotti sono esattamente gli stessi che avevo ordinato, perché magari un prodotto non c'era, l'altro, che ne so, c'è un'unità di imballo più grande, quindi ce ne sono due in più, e sono da gestire queste lievi difformità, no? Qui ovviamente non è esplicito, siamo noi che dobbiamo inventarci, decidere se gestire questo processo o no, oppure se dire no, tu devi portarmi esattamente 74 kg di carciofi, sei sicuro che siano esatti. Gli aderenti, l'ultima parte, è quella della consegna al dettaglio che avviene con gli aderenti al gruppo che passano in negozio ciascuno a ritirare e presumibilmente pagare la propria merce. Questo è già un servizio sofisticato perché molto spesso i gruppi di acquisto c'è il signore che arriva col furgone e dice, vabbè, ci vediamo alle 4 in quel posto, apre il furgoncino, le persone vanno a prendersi le cassette direttamente
c'è una convergenza di persone in un luogo unico, in un tempo unico, no? O a volte c'è giusto qualcuno che mette a disposizione un garage da usare come magazzino, ecco, questo è quello che si legge in giro. Invece qui il signore, il gestore del negozio, ha strutturato un pochino di più la cosa e fa lui da buffer, diciamo così, da ricevimento e poi ridistribuzione della merce. E finisce qua. No, quindi gli attori sono tre, dicevamo, no? L'azienda agricola, il negozio, l'utente finale. Un'altra cosa su cui ragionerei prima di cominciare giù a elencare i requisiti è in che cosa consiste l'ordine. Cioè io ti ordino 3,2 kg di mele o ti ordino una cassetta di mele? Cioè, quando voi andate a comprare di solito dai produttori, normalmente l'unità di vendita è l'unità di imballo, cioè non stai lì tanto nel fine. Poi pago un prezzo che ovviamente è proporzionale al peso, cioè la cassetta viene pesata. O poi in alcuni casi, quando c'è un'offerta speciale, invece c'è un prezzo alla cassetta. 5 euro la cassetta, punto. Le cassette sono 3,2 kg, in altre ce ne sono 3,3 kg, e vabbè, ci facciamo il prezzo medio. Quindi quello che dobbiamo decidere è questo, cioè qual è l'unità di vendita, se è un'unità a peso oppure un'unità aggregata. Normalmente in questo tipo di processi si lavora con unità aggregate, cioè la cassetta, diciamo così, il cestino, il sacchetto, eccetera. E questo tra l'altro semplifica di molto il lavoro, no? Sia perché è un numero fisso di oggetti, che poi vengono distribuite agli utenti, tu hai tre cassette, tu ne hai due. Se invece tu avessi 3 kg, l'altro ne ha 2 kg, vabbè, magari chi mi ha consegnato, non so, pensiamo d'estate, le angurie, un conto è avere due angurie, un conto è avere 5 kg di angurie, che magari non riesci a dividere a metà perché sono da 2 kg l'una, quindi ne hai due, 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 non so, adesso sono tutti i numeri male, ma, no? Quindi dipende. Poiché c'è un ordine preciso, fare un ordine sul peso, diventa poi complicato perché non è detto che poi la merce arrivi divisa in quelle quantità di peso, esattamente. Quindi diciamo che c'è un'unità di acquisto che è già un'unità aggregata, intera, un numero intero di colli. E poi il pagamento, il prezzo, dobbiamo decidere se è un prezzo al collo, quindi alla cassetta, o è un prezzo al chilo, perché poi i calcoli sono diversi da fare. Su questo, boh, io non ho un'opinione, probabilmente dipende anche dal tipo di merce. Ok? Allora, queste sono un po' le specificità di questo, che non è semplicemente un negozio di compravendita, ma delle regole un po' diverse. Allora, proviamo a buttare giù qualche cosa. Allora, magari partiamo nel fissare il punto 2, no? Punto 2 che ci chiede, poi magari lo lasciamo in sospeso perché alcune cose le definiamo meglio dopo aver visto i requisiti, ma così cominciamo a definire un po' il dizionario. Abbiamo detto, la domanda 2 ci chiede di indicare quali sono gli attori principali. Gli attori principali sono sicuramente l'azienda agricola, chiamiamola AA, il negozio, come è chiamato? Il negozio dei prodotti biologici, quindi negozio, N, neg, neg, e gli utenti, che chiamiamo GAS, gli utenti del gruppo di acquisto.
tanto per darci delle sigle un pochino più veloci, gli utenti finali. Dopodiché, quelli che sono i concetti e i dati, no? Principali su cui deve lavorare il sistema, abbiamo sicuramente un concetto di offerta, no? La disponibilità. La disponibilità che è qualcosa di settimanale, ogni settimana viene definito, e la disponibilità fa riferimento a che cosa? A dei prodotti. Quindi è un elenco di prodotti di cui conosciamo la tipologia, cioè che cos'è, e diciamo l'unità di vendita, e qualcuno di voi ha detto il prezzo, giustamente, riferito all'unità di vendita. E quindi di fatto ogni settimana io quello che definisco è la quantità. Cioè la mia disponibilità di quella settimana è l'elenco delle quantità di diversi tipi di prodotti, poi quelli fuori stagione saranno zero. In realtà questo modello non mi piace tanto perché il prezzo secondo me è messo nel posto sbagliato, perché ogni settimana il prezzo può variare. Quindi in realtà io il prezzo lo metterei qua. Perché il prezzo non è del prodotto, ma di quel prodotto in quella settimana. Dopodiché ci sono gli ordini degli utenti. No? E anche qua un ordine è relativo a un certo prodotto in una certa offerta settimanale. Quindi io faccio un ordine relativo a una certa disponibilità settimanale, questa settimana il mio ordine è così, è fatto di una serie di quantità, di fatto, ordinate di ciascuno degli... Qui c'è scritto quantità, quantità di prodotti. Dell'utente finale alla, sarà associato all'utente. È associato all'offerta, il dettaglio delle quantità è ovviamente l'utente ordinante. Poi l'ordine totale non è altro che l'aggregazione dei vari ordini. No, l'utente va sul sito del negozio e dice io voglio tre scatole, tre cassette di patate. Quindi la sua relazione è quella con il negozio. Semplicemente lui può scegliere patate e vede il prezzo perché l'azienda agricola l'aveva precaricato. Lui passa per il negozio, esatto. Poi va a ritirare il venerdì per dire va a ritirarlo in negozio. Il negozio fa da tramite su tutte le relazioni tra l'utente e l'azienda agricola, c'è sempre il negozio di mezzo. È il servizio che lui offre, di intermediazione.
Per l'utente, vabbè, probabilmente si prenderà una percentuale per questo servizio, per l'utente è più comodo perché vai in un negozio che è sempre aperto con certi orari, anziché dover fissare, andare chissà dov'è l'azienda agricola, oppure dover fissare un orario di consegne in un luogo che magari ti è scomodo. Il vantaggio per l'utente è quello. Poi in teoria questo testo non lo prevede, ma il modello è facilmente estendibile ad avere più aziende agricole. Quindi potresti avere il negozio che gestisce due o tre aziende fornitrici e ti offre questo servizio. Ma in realtà poi c'è l'altro concetto che probabilmente non corrisponde a dei dati veri e propri, ma possiamo metterlo qua, che è l'ordine aggregato. Di tutti gli utenti. Sì, no, probabilmente da qualche parte deve comparire perché è quello che poi regola i pagamenti tra l'azienda agricola e il negozio. E questo ordine avrà un suo stato, perché potrebbe essere l'ordine appena immesso dall'utente, poi diventa un ordine consegnato al negozio, poi diventa un ordine consegnato all'utente e pagato. Diciamo che poiché vado in un negozio, la consegna all'utente finale e il pagamento sono contestuali. Mentre così l'ordine aggregato di tutti gli utenti è un'informazione che va dal negozio verso l'azienda agricola, che avrà una fase di conferma, cioè ti mando l'ordine confermato, una fase di consegna e una fase di pagamento. Può essere o meno contestuale, dipende come ci si mettono d'accordo l'azienda e il negozio. Quindi questo ordine, oltre a queste cose, avrà sicuramente un proprio stato interno e anche questo avrà uno stato che può essere diverso, ma che traccia che livello è. Poi cambia la settimana, ricomincia tutto da capo ovviamente. Ci sarà una nuova disponibilità offerta dall'azienda, che raccoglie nuovi ordini, eccetera, eccetera. Il testo descrive un processo settimanale. All'inizio settimana l'azienda decide, a fine settimana i prodotti vengono consegnati. L'idea è che non ci siano scarti, non ci siano resi in questo processo. Quindi non c'è giacenza se non per un giorno o due, che dal momento in cui l'azienda consegna al momento in cui tutti gli utenti sono venuti a prelevare. Poi magari lo raffiniamo, ma questi sono mi sembrano i punti principali. A questo punto possiamo cominciare, no, a ragionare sui requisiti funzionali. Ricordate, qua si parla di principali requisiti funzionali e possiamo farlo magari seguendo l'ordine delle operazioni, visto che qui c'è un flusso abbastanza ben definito. Quindi potremmo immaginare dei requisiti sulla definizione dell'offerta settimanale, e qui è un primo gruppo di requisiti, cioè cosa può fare l'azienda agricola all'inizio settimana, all'inizio di ogni settimana. Poi abbiamo dei requisiti sugli ordini degli utenti, sugli ordini piazzati dagli utenti, quindi cosa può fare l'utente, vedere disponibilità, piazzare l'ordine, confermarlo, cancellarlo, queste cosette qua. Poi ci sono delle funzionalità relative
sull'ordine consolidato, complessivo e relativa consegna, consegna della merce proveniente dall'azienda agricola, quattro requisiti sulla distribuzione e pagamento della merce. Cioè, cosa succede quando l'utente va in negozio a ritirare la propria merce? E questo, tra l'altro, è il punto che dovremo approfondire, perché nella domanda 3 ci chiede la descrizione del caso d'uso relativo alla funzione di ritiro dei prodotti dal negozio. Quindi è il punto che dobbiamo approfondire nella seconda parte dell'esercizio. Poi sicuramente ci sono altre due categorie, di sicuro, in questo tipo di sistema. Io le indicherei qua, non le considererei tra quelle principali, no, visto che qua il testo parla di categorie principali, ma sicuramente una è, sono i requisiti sulla definizione dell'elenco dei prodotti. Cioè, devo dire, ok, c'è patate, carote, cavoli, insalata, mele, pere, eccetera. Quindi da qualche parte andranno inseriti i nomi, le descrizioni, magari una fotografia, il luogo di produzione, che tra l'altro è un requisito di legge, no? Devi dire se sto vendendo qualcosa, dove è stato prodotto. Quindi ci sono delle informazioni, diciamo, anagrafiche relative ai prodotti, che sono statiche, fisse, o cambiano con relativamente poca frequenza, non vado sicuramente a aggiornare tutte le settimane. Quando c'è un prodotto nuovo lo aggiungo, ma per il resto rimangono lì. Però queste funzionalità ci devono essere da qualche parte, no? In cui l'azienda agricola può definire, dice, vabbè, adesso iniziamo, che ne so, la coltivazione dei frutti di bosco, e allora devo inserire il mirtillo, eccetera, eccetera, no? E magari cancellare. E questo di fatto è un archivio, non è una grafica, no? Un elenco di prodotti possibili. Deve esserci perché il sito funzioni, anzi senza questo di fatto non si riesce a vendere nulla perché non si riesce a caricare nulla, ma non è tra le funzionalità principali. Così come l'altra funzionalità che, se vogliamo, è essenziale, l'altra categoria, è quella relativa ai soldi. C'è tutto il meccanismo di fatturazione, pagamenti, saldi, no? Chi deve, quanto mi devi ancora, me l'hai già pagato, non me l'hai pagato. Sugli utenti, quali sono gli utenti che in realtà non sono venuti per 3 volte a ritirare la roba, per cui li cancello, non gli do più il permesso di fare nuovi ordini, quali sono invece quelli che hanno pagato, quelli che invece pagano a fine mese, quindi le relazioni economiche tra gli attori, quindi tra l'azienda e il negozio e tra il negozio e gli utenti. Quindi requisiti sulla gestione dei flussi di cassa e relative diciamo, relativa reportistica. Reportistica tipo, fammi vedere quali sono gli utenti
che hanno acquistato di più o che non hanno acquistato da più tempo, eccetera, eccetera. O quanto hanno speso nei mesi precedenti, oppure, no? Queste sono tutte operazioni che vengono in un secondo momento, no? A valle, non fanno parte del processo di vendita, ma analizzano i dati del processo di vendita dopo che questo è avvenuto. Quindi a fine mese, a fine semestre, a fine anno. Di nuovo è una funzionalità essenziale, indispensabile, nel senso che se alla fine non so quanti soldi sono entrati e quanti sono usciti, è inutile che mi metta a fare qualunque tipo di attività, ma è abbastanza standard, no? Così come la gestione, ecco, non ho messo qua, non mi sta più, non fatemelo aggiungere, la gestione degli utenti, no? La registrazione, il login, la cancellazione, queste cose qua. Ci devono essere, punto. Non le chiamerei funzionalità principali perché non sono quelle caratteristiche di questo. Allora, queste grosso modo sono le aree, non sono ancora i requisiti specifici. Se vogliamo entrare nei requisiti specifici, andiamo a prendere le varie aree e cerchiamo di espanderle, o perlomeno identificare i punti minimi, essenziali. Quindi i requisiti sulla definizione scusate. Dell'offerta settimanale, io ho fatto il punto 5, no? Il gruppo quinto sulla definizione dell'elenco dei prodotti e sono contento di averlo scritto perché adesso nel punto 1 io so già che non mi devo preoccupare di aggiungere nuovi prodotti o altro, perché quelli fanno parte di altri tipi di requisiti. Quindi nel punto 1 dovrò semplicemente scegliere dall'elenco dei prodotti tutti quelli che ho definito, cioè il soggetto è l'azienda agricola. L'azienda agricola sceglie dall'elenco dei prodotti che ha definito le quantità. Un'altra cosa che va definita qua quando definisco i prodotti è l'unità di vendita, no? Tutte le informazioni che avevamo messo dietro al concetto prodotti, dietro alla tabella prodotti. Quindi, diciamo, sul primo punto, diciamo requisito 1.1. Li chiamo così stavolta, così evito la numerazione dell'altra volta in cui enumerano tutti mescolati. Sulla definizione dell'offerta settimanale, essenzialmente l'azienda agricola può indicare per ciascun prodotto in catalogo due informazioni, la quantità disponibile in settimana più il prezzo di vendita della settimana. Qui definisco, ho una grossa tabella con tutti i prodotti e due colonnine che dice la quantità e il prezzo. Questo partendo da zero. Mi ci vuole più di un minuto a compilare questa tabella o questo elenco, no? Per cui ci sarà da gestire un processo in cui prima me lo preparo e dopo lo pubblico. Questa offerta. Ma io magari già posso cominciarmi a prepararmela prima, ma poi la pubblico solamente lunedì dopo aver fatto le ultime verifiche e gli ultimi controlli. Quindi, questo vuol dire che può indicare per ciascun prodotto in catalogo, requisito 1.2, l'azienda può rendere definitivo l'elenco, come l'avevamo chiamata prima, la disponibilità, l'elenco di disponibilità settimanale.
Quindi il minimo che devo fare è permettermi di inserire i dati e permettermi di schiacciare un bottone che dice questi sono i dati definitivi, e quindi pubblicali e rendi e apri la possibilità di fare gli ordini. Il minimo. Dopodiché se voglio fare un sistema un pochino più usabile, aggiungerò altri requisiti, che sono il fatto di poter andare a prendere un ordine, cioè una disponibilità già inserita ma non ancora confermata, e modificarla. Quindi infatti si scrive le cose, salvo, poi il giorno dopo lo riprendo e non riparto da capo. Oppure, ad esempio, posso andare a importare le quantità e i prezzi della settimana precedente, o di una settimana precedente, vado a vedere l'anno scorso in questo periodo quanto avevo messo, lo inizializzo con quei valori, poi li posso andare a correggere. No? Perché molto spesso magari si ripetono o quasi si ripetono, diciamo, i vari ordini, no? Per risparmiare tempo. Allora, così io aggiungerei altri due requisiti. Requisito gruppo 1, numero 3, è l'azienda può recuperare e modificare offerte già inserite, ma non ancora definitive. No? Poi una volta che è definitiva non la posso più toccare, non è che dopo che mi hai fatto l'ordine aumento i prezzi. E così come l'azienda può copiare, tra virgolette, copiare i dati da un'offerta precedente, che accoppiata con il requisito 3 mi dice che posso copiare i dati di un'offerta precedente dopo modificarli, e poi il requisito 2 li confermo. Questo è grosso modo tutto quanto si può fare, non mi viene in mente altro. Sì, poi in realtà qua si potrebbero innestare delle politiche di prezzo del tipo, ma vammi a prendere l'offerta dell'anno scorso e i prezzi aumentali tutti tu del 3%, anziché obbligarmi a fare i conti a mano. Mentre invece la disponibilità, vabbè, ovviamente devo vedere cosa sono i campi, quindi non è che le posso automatizzare più di tanto. Direi che sul gruppo 1 non c'è molto altro. Il gruppo 2 è requisito sugli ordini degli utenti. Allora, qui come utenti direi che stiamo parlando esclusivamente di utenti registrati. Cioè non ha senso indicare un ordine senza dire chi sei, no? Senza farti riconoscere. Anche perché probabilmente qui non ce l'abbiamo perché farebbe parte di un'area gestione degli utenti. Io in un sito del genere la registrazione dell'utente la farei fare in negozio. Cioè voglio vederti in faccia prima che tu possa farmi degli ordini sulla base del quale io vado a pagare dei prodotti, che poi non sono sicuro di vendere perché non so chi sei tu, perché hai deciso alle 2 di notte di creare un account fittizio. Quindi direi che tutto, visto che si basa appunto su un gruppo di persone che decide di acquistare, non ci vedrei nessuna funzionalità se non forse un po' di, diciamo, informazioni generali, pubblicità, qualche prodotto messo in evidenza, però
ma nessuna funzionalità accessibile agli utenti non registrati. Ok, requisiti sugli ordini degli utenti. Allora, mettiamoci poi nei panni dell'utente che arriva sul sito, cosa fa? Dopo ovviamente aver fatto il login, fa il proprio ordine settimanale. Quindi è un processo molto simile all'altro, dove però ovviamente posso scegliere solamente tra i prodotti offerti e delle quantità che stiano nel range della disponibilità massima, quindi se io prenoto per primo il martedì mattina posso ordinare quanto voglio, se invece il giovedì pomeriggio il prodotto che questa settimana è andato di più è andato esaurito, io non potrò più selezionarlo. Come succede spesso, no? Su questi siti di acquisti in gruppo, qui c'è un elenco di prodotti, poi c'è esaurito a fianco perché la quantità già, anzi di solito quelle offerte migliori sono quelle che si esauriscono in un'ora. Ciò che rimane dopo qualche giorno sono le cose meno interessanti. Quindi cosa fa l'utente? L'utente può innanzitutto visionare l'offerta della settimana. Quindi vedo questa settimana cosa c'è, cosa mi offrono, quali sono i prezzi, quali sono le disponibilità, residue, offerte. Quindi, requisito 2.1, l'utente, lo scrivo solo la prima volta, registrato, può visionare l'offerta della settimana. Che sono prodotti, virgola, prezzi, virgola, disponibilità, residue. Qui non abbiamo probabilmente 12.000 prodotti diversi, no? Quindi io mi immagino una pagina unica, saranno 30 prodotti, 20 prodotti, li posso vedere tutti insieme. Requisito 2.2, a questo punto, visto, quindi non mi servono funzionalità di ricerca avanzate, complicate, l'utente può indicare virgola, per ogni prodotto, virgola, la quantità desiderata. Quindi metto nel carrello tre cassette di pere. Requisito 2.3, l'utente può confermare l'ordine. Poi qua questo confermare nasconde dei trabocchetti, nel senso che se ho più utenti che stanno cercando di fare un ordine contemporaneamente, entrambi vedranno una disponibilità, che è una disponibilità data dai prodotti totali meno gli ordini già confermati. Quindi io e te vediamo entrambi una disponibilità di 100 pezzi, io ne ordino 60, tu ne ordini 60, ah, quei 60 quando nel momento in cui li inserisco nel carrello sono disponibili. Ma per il fatto che io l'ho inserito nel carrello e non ho ancora confermato l'ordine, non diventano indisponibili agli altri. No, le posso continuare a vendere, quindi vuol dire che poi quando io confermo quei 60, il primo dei due che conferma se li porta a casa, e l'altro quando cercherà di confermare il carrello gli arriverà un messaggio che dice attenzione che le quantità sono cambiate. Lavorando con quantità finite non è tanto possibile agire diversamente. Un po' il discorso degli elicotteri d'altra volta, no? Che avevamo detto finché tu non paghi non è detto che sia tuo.
Quindi l'utente può confermare l'ordine e, diciamo così, nota esiste, o diciamo così, nel caso in cui le disponibilità siano variate, occorre chiedere ulteriore conferma. Cioè, nell'esempio di prima, il secondo dei due che chiude l'ordine, quando dice conferma l'ordine, dovrà venirgli un messaggio d'errore che dice: guarda che ne volevi 60, te ne posso dare solamente 40. Conferma oppure modifica l'ordine. Cioè, a quel punto è lui che deve decidere se gli va bene lo stesso e quindi conferma, oppure torna a modificare l'ordine, quindi non, diciamo, di fatto annulla la funzionalità di conferma e ritorna in modifica ordine. Io l'ordine lo posso modificare fino all'ultimo momento, fino a quando non l'ho confermato. Questo si capisce già dal requisito 2, il fatto che io posso inserire dei dati e poi modificarli, salvarli finché non li confermo, probabilmente non si capisce ancora. O lo spiego meglio qua, oppure aggiungo un altro requisito. Perché qui sembra, leggendolo così, sembra un inserimento da zero, un inserimento dall'elenco dei prodotti, inserisco le quantità. Quindi potrei dire che requisito 4, l'ordine può essere modificato più volte fino alla conferma. Cioè, quando è confermato, poi non lo posso più fare. Poi qui dobbiamo decidere quanto ci complichiamo la vita o no. Cioè, nel senso che se io preparo un ordine, poi spengo il computer e mi ricollego domani, mi ritrovo lo stesso ordine con le quantità che avevo caricato e quindi lo posso modificare, oppure questo processo di modifica è relativo solamente alla stessa sessione di navigazione, cioè poi quando mi scollego, vabbè, lui se lo dimentica. Ovviamente ci sono le due possibilità, no? Se andate sui siti di commercio elettronico più seri, ci ricordano, no? Amazon ricorda i carrelli abbandonati per 3 mesi, se non sbaglio, no? Prima di cancellarli, perché spera poi di vendertelo in futuro quell'oggetto. Qui probabilmente non è così complesso il processo di acquisto, per cui magari possiamo dire che può essere modificato più volte fino alla conferma nell'ambito della stessa sessione di navigazione. La differenza è solamente se i dati sull'ordine temporaneo li mantengo semplicemente in sessione e poi li salvo nel database solamente quando l'utente conferma, oppure se io volessi ricordarmi ogni volta dovrei già salvare sul database anche gli ordini parziali e poi andare a recuperare ogni volta. Si complica abbastanza il lavoro, no? La parte di model si complica abbastanza perché non è un modello in memoria, ma è un modello su DB. L'ordine è nell'ambito della stessa sessione, semplifichiamoci la vita. E queste sono le funzionalità base, diciamo così, di un carrello della spesa definito però su un insieme di prodotti più limitato e con quantità definite.
Ma allora, quello che possiamo decidere, io mi immaginavo, però qua dovremmo immaginarci un po' un mock-up, no? Io mi immaginavo qua una videata con tutti i prodotti, con informazioni essenziali, se poi clicco su un prodotto o mi si apre, si espande il dettaglio. Se vogliamo possiamo scriverlo, sì. Quindi fa parte, diciamo così, della funzionalità di ricerca, qui non ce l'abbiamo. Come categoria a parte possiamo mettere una categoria dell'ordine, quindi abbiamo un 2.5, l'utente, partendo dall'elenco prodotti, o dal proprio ordine, può accedere alle informazioni di dettaglio sui prodotti. Quindi sia dalla videata del punto 1, sia dalla videata del punto 2 o 4, cioè l'ordine in fase di modifica, io devo sempre poter vedere i dettagli sul prodotto. L'utente, partendo dall'elenco prodotti o dal proprio ordine, può accedere alle informazioni di dettaglio sui prodotti. L'ultima altra funzionalità che mi viene in mente, che non so se inserire o no, è quella di andare a richiamare un carrello precedente, cioè l'ordine ricorrente. Tutte le settimane io compro una testa di insalata. Allora, ha senso definire un template di ordine? Che ovviamente sarà applicabile solamente se in quella settimana il prodotto viene offerto. Perché un chilo di mandarini a luglio probabilmente, anche se fa parte del mio ordine ricorrente, non viene offerto. Probabilmente no. Per questo tipo di prodotti che sono molto stagionali e tutto sommato, mentre invece è una funzionalità che i grossi supermercati cercano di offrirvi per dire guarda che tu tutte le volte che vieni in grosso modo prendi gli stessi prodotti e quindi ti predefiniamo già un carrello base che poi tu puoi modificare. Quindi qua forse non vale la pena. Ok, abbiamo fatto il punto 2. Punto 3 che ci rimane è requisiti sull'ordine consolidato e la relativa consegna. Questo è abbastanza facile, nel senso che se va tutto bene, il gestore del negozio visiona l'elenco dell'ordine consolidato e schiaccia conferma in fondo. Cosa può capitare di strano? Che veda delle, in teoria già le quantità ordinate non possono essere superiori a quelle disponibili perché già in fase di inserimento d'ordine non te lo lascia fare. Gli dobbiamo permettere di ritoccare le quantità? Beh, in basso no di sicuro, perché sono quantità già vendute, no? Già ordinate da un utente finale. Quindi se la somma delle cassette di arance ordinate dagli utenti fa 18, il gestore del negozio non ha senso che lo decrementi a 17. Forse neanche che lo incrementi, perché il canale di vendita del gruppo d'acquisto è diverso da quello commerciale normale del negozio. L'unica cosa che forse ha senso, ma è già una funzionalità direi abbastanza avanzata, è quella di andare a vedere se ci sono degli ordini anomali. No, dicevo, quello che è arrivato lì ha ordinato una grande quantità di un prodotto, però come fai a saperlo? Cioè, la possibilità per il gestore del negozio di annullare alcuni degli ordini degli utenti. Cioè, no, questo ordine qua non teniamone conto. Allora, in realtà sono due discorsi diversi.
Io come negozio, come punto di commercio, posso benissimo, indipendentemente dai gruppi d'acquisto, ordinare delle quantità che poi rivenderò in negozio. E questo però prescinde da tutto questo meccanismo qui. Altro è dire, il negozio si pone come un utente in più. Come se fosse il 101esimo utente, lui compra, ma in realtà compra per se stesso. E poi dopo rivende. Non so quanto sia corretto questo però, nella logica dei gruppi d'acquisto. A livello di ordine è la stessa cosa, è a livello di proprio funzionamento del gruppo d'acquisto. Cioè, il gruppo d'acquisto serve per disintermediare. Io non è che mi metto nella catena del gruppo d'acquisto per poi rivendere il prodotto. Potrebbe non piacere. Però, queste sono più quasi questioni legali che non... Tecnicamente, praticamente vuol dire che il gestore del negozio ha due account, uno come gestore del negozio e uno come utente normale, e si piazza il suo ordine. E poi se lo consegna. Non andrei a ritoccare le quantità lì, no? Però è una relazione diversa, capisci? Se io poi ho bisogno di fare un ordine all'ingrosso, lo faccio ma non lo faccio in quel, perché magari vado fuori dalla disponibilità che l'azienda agricola decide di vendere attraverso questo canale certe quantità. Poi quell'azienda benissimo può fornire i negozi, ma magari a quantità diverse, a prezzi diversi, a accordi completamente diversi. Secondo me è un servizio che va inteso come aggiuntivo parallelo rispetto alla catena di vendita normale. Dimmi. Il pagamento appena dopo l'ordine, cioè una volta ordinato non si può pagare, e così rimangono dei problemi tipo non aumenta gli ordini, e anche poi dopo quando devo ritirare gli oggetti, devo andare a ripagare per pagare prima. Non so, questo dipende un po' dall'utente, no? Dal gruppo di utenti che hai. Cioè, io penso che se io devo comunque andare a prendere una merce in negozio, la pago lì, mi fanno lo scontrino sul momento e vado via. Però il problema è che magari la gente mi prenota una cosa e poi dice di ordinare l'ultimo, pagando prima. No, qui non, no, allora, quindi l'ordine non si può disdire qui, Non l'abbiamo messo. No, però prima lo posso modificare l'ordine. Finché non è confermato non è valido, quindi in realtà è solamente dei numeri che ho messo dentro. Quando l'ho confermato sono tenuto a consegnarlo. Sì, quello è un rischio. E poi dovrei anche rendere conto più grande con l'eventuale coda per prelievo degli oggetti. In quel modo, se non crederei una coda, non dovrei pagare. Però devo attivare un canale di pagamento e fatturazione online. Sì. Dipende se stiamo... Io mi immagino il piccolo negozietto, no? Dove dici, ma io la cassa ce l'ho già la mia contabilità già ce l'ho, perché mai devo andarmi a complicare le cose, farmi accreditare come merchant elettronico e creare un ostacolo in più ai miei utenti del pagamento anticipato. Però sì, cioè nel senso che questa vostra idea è molto più vicina a quella che è il commercio elettronico in generale. Cioè pagamento all'ordine, o in realtà la legge dice la spedizione merce, perché tu quando fai l'ordine fai solamente una preautorizzazione di pagamento, e poi consegna ex post, in cui a questo punto il rischio è tutto sull'utente, nel senso che poi la roba non ti arriva, mentre invece qui il rischio sarebbe spostato sul negozio, nel senso che tu... È anche vero che è una gestione di un gruppo di persone limitato, che si conoscono, in questo senso le cose normalmente funzionano perché, vabbè, può capitare una volta, telefoni scusa, ma poi la volta dopo... Però si può decidere, si può decidere. Io lo vedo più come pagamento da consegna, perché appunto questi gruppi normalmente funzionano così, cioè c'è l'ordine, si telefonano e poi vai fisicamente a prenderti la roba e la paghi. All'omino che è arrivato col furgone e la distribuisce tra chi c'è. Però sono scelte, ovviamente. Quindi va bene sia in un modo che nell'altro.
Si può inventare di tutto. Quindi in realtà qua, se vogliamo, mettiamo come punto di discussione le modalità per tutelare il negozio dagli utenti che non ritirano la merce. Sono da definire per il momento, che può andare da nulla, nel senso che se mi fai lo scherzetto una volta o due, appena ti becco, ti faccio la ramanzina, oppure meccanismi di pagamento anticipato secco, oppure come dice lui, pagamento anticipato al superamento di una certa soglia, ne possiamo inventare finché vogliamo. O il prepagato, no? Se non vogliamo fare un meccanismo di pagamento, allora dai un credito, nel momento in cui ti iscrivi mi dai 100 euro e poi vai lì a scalare. No? I modi sono tanti. Ok, andiamo avanti. Sul 3. 3, dicevamo, è l'ordine e avevamo quasi concluso che il negoziante non è che abbia molte funzionalità da fare sull'ordine. Nel senso che sicuramente il negoziante in ogni momento può vedere lo stato cumulativo degli ordini, cioè in ogni momento devo poter vedere quanto è stato ordinato. Quindi sia il negozio e anche l'azienda agricola possono vedere in ogni momento le quantità totali ordinate, ovviamente rispetto a quelle disponibili. Quindi un prospetto che dica: ok, oggi siamo giovedì mattina, il tuo ordine è in questo stato. Quindi così comincio a prepararmi. Prima che questo sia, diciamo, in divenire, prima che questo venga confermato, venga definito. E questa è una funzionalità di consultazione pura e semplice, che è diversa dal requisito 3.2, in cui il negozio può confermare le quantità ordinate virgola, che è questa conferma che effetto ha? Di fatto definendo così l'ordine verso l'azienda agricola e chiudendo gli ordini da parte degli utenti. Cioè nel momento in cui il negozio conferma l'ordine, gli utenti non possono più ordinare altro, non si può più aggiungere, ormai l'ordine è chiuso, è finito. Quindi c'è bottone, chiudi, conferma e procedi. Da questo punto in avanti la palla sta all'azienda agricola che deve impacchettare, caricare su un camion e consegnare. Dimmi. E questo dove lo definiamo? Nella disponibilità.
a posteriori o a priori? Cioè, io, tu dici, se non raggiungo una certa quantità minima, l'ordine non lo accetto neppure, perché mi costa di più gestirlo che non la merce che vendo. Dipende, allora, innanzitutto dobbiamo decidere se questa soglia la mettiamo sul prodotto o sull'ordine. Cioè, nel senso che io posso avere un ordine di 10 prodotti diversi, di cui uno è sotto soglia, allora consegno gli altri 9, ma quello lì no. Oppure dico, beh, l'ordine nel suo complesso, se non raggiunge almeno 1000 euro non lo consegno, se raggiunge 1000 euro, poi anche se i prodotti sono pochi, se ci sono alcuni prodotti con quantità molto piccole, li consegno lo stesso, perché comunque devo andare fino là. No? Quindi innanzitutto dobbiamo decidere questo. Quindi se la soglia minima la applichiamo sul prodotto o sull'ordine. E dopodiché io la indicherei direttamente, scusate, nella fase 1. Nella fase 1, dove dicevo quantità disponibile in settimana, prezzo di vendita della settimana, eventualmente quantità minima da vendere. Oppure, vabbè, in questo caso, se lo facciamo sul singolo prodotto, se lo facciamo sull'ordine, ci vuole un altro punto in cui che dica rendere definitivo l'elenco disponibile della settimanale indicando l'importo minimo necessario. Quindi questo lo aggiungerei qua. Questo, se vogliamo, è un motivo in più per non fare pagamento anticipato. Se facciamo questo, fare un pagamento anticipato di una merce che poi non è detto che rimanga consegnata. No, fa parte delle condizioni del servizio. Cioè, l'utente a un certo punto dice, vabbè, no, non abbiamo raggiunto, se non siamo almeno in 20, non facciamo la festa. E allora, se tu sei in disponibilità, tu hai la tua disponibilità, poi all'ultimo momento sai se ci sono abbastanza persone. Questo è già... È una prenotazione. Se non si raggiunge una certa soglia, ci sono cose di questo genere, cui chiaramente lo sai prima. Non è la logica della grande distribuzione in cui vai e devi trovare tutti i prodotti a catalogo, no? È un gruppo di persone che si mettono insieme per fare un ordine. Se le condizioni sugli acquirenti e quelle sul venditore si incontrano, l'ordine avviene, altrimenti... Prendete un pullman per una gita, è la stessa cosa. Se poi non trovi 50 persone per riempire il pullman, o le 40, non lo fai perché ti costerebbe troppo, dovresti rinegoziare i prezzi e tutto. Allora, vabbè, qui stavamo divagando, nel senso che abbiamo detto, qua eventualmente... una soglia minima... di vendita sull'1.1 e abbiamo detto poi sull'1.2 più eventualmente una soglia minima di prezzo. Se decidiamo di implementare un meccanismo di questo genere. Che ricadute hanno questi eventuali meccanismi? È il fatto che sulla conferma dell'ordine, al mancato raggiungimento della soglia, adesso le soglie sul singolo prodotto, semplicemente la conferma, alcuni prodotti verranno ordinati, altri no. Se la conferma sulla soglia di prezzo, vuol dire che ci sono certi ordini che non sono confermabili.
Quindi possiamo aggiungere qua, sempre in rosso così si lega a quell'altro, fatto salvo il raggiungimento delle soglie minime. Ok, ci manca poco a finire perché in realtà le ultime due categorie sono abbastanza semplici. Categoria 4, requisiti sulla distribuzione pagamento merce. Questo è in realtà un requisito solo, nel momento in cui il camion arriva al negozio, scarica e quindi si indica che quell'ordine è stato ricevuto. Fine. E poi il pagamento se lo pagano, non so. Però è già tutto definito, esattamente la merce si sa qual è, tra l'altro si sa anche a chi dovrà andare, si sa esattamente qual è il prezzo. Quindi io per semplicità metterei quasi un requisito solo, non mi vengono in mente molti altri. Requisito 4.1, alla consegna della merce. Il negozio confermerà la ricezione ed il pagamento ed il sistema avviserà gli utenti della disponibilità della merce. Cioè, nel momento in cui arriva le cose, controlli, conti le scatole, eccetera, paghi la persona dell'azienda agricola che ti ha consegnato la merce. Apri il sistema e dici l'ordine è arrivato. Allora, a questo punto il sistema potrebbe mandare, mi sembra comodo, delle mail a tutti gli utenti che hanno fatto un ordine su quella settimana dicendo il tuo ordine è pronto, passa in negozio a ritirarlo. Possibilmente arriva con i soldi contati. O ti ricordo esattamente quanto devi pagare. E direi che mi sembra l'unico requisito essenziale di questa fase. Cercare? Mi sembra contestuale, nel senso che se io devo obbligare quello del negozio prima di dire l'ordine è arrivato e poi aprire un'altra pagina e dire avviso gli utenti. È questa, no? Non capisco, scusami. Sì. Il negozio quando invia l'ordine fa questo, no? Conferma, ha una schermata che dice ok, la somma degli ordini è questa, vuoi confermarlo? Sì. Questo chiude l'ordine, vabbè, se vogliamo possiamo dire manda una mail all'azienda agricola, dicendo c'è un nuovo ordine pronto, vai a consultarlo. È un momento unico in cui quando arrivo, quando registro l'arrivo della merce, il sistema avvisa gli utenti. Sì, se vogliamo questa parola disponibilità vuol dire disponibilità in negozio della merce, che non è la disponibilità massima vendibile, certo.
Se hai una parola migliore, la cambio. Presence. Il suo prodotto, il suo ordine è pronto, eh? Però la prontezza non mi viene come sostantivo. Ok, poi abbiamo a questo punto l'ultimo passaggio in cui arriva l'utente, finalmente. Requisito 5.1. No, aspetta che ho perso. No, ho sbagliato i numeri, questo è il 3.3. Perché il codice 3 era requisito sull'ordine consolidato e relativa consegna, quindi andava ancora nel blocco 3. Mentre invece la distribuzione a pagamento merce all'utente finale era il 4, quindi è 4.1. Allora, cosa fa l'utente? L'utente arriva in negozio, non è a casa seduto al PC. Come facciamo? Allora, o c'è un PC lì a disposizione dell'utente, cui entra, fa login. Cioè è un processo che in realtà è gestito metà dall'utente che deve identificarsi, sono io, quello dell'ordine numero 37, e parte dal negozio che deve verificare, e quindi il numero di pezzi che deve consegnare e poi indicare che sono stati consegnati. Quindi o facciamo come, che ne so, con le carte d'imbarco o cose di questo genere, in cui l'utente arriva con un foglio di carta stampato, su cui c'è un codice che identifica il suo ordine, e dà questo codice, o lo so, sull'SMS, cioè da qualche parte, c'è un numerino lungo di 18 cifre, che dà al negoziante, dice: io sono venuto a ritirare l'ordine HK3722W. Il negoziante inserisce questo codice e gli compare l'ordine, così l'utente non ha bisogno di autenticarsi lì in negozio in piedi, che non si ricorda la password, che non sa che dovrebbe usare il computer del negoziante, cose varie. Questo potrebbe essere un modo. Quindi io arrivo in negozio avendo un codice. Se mi faccio fregare sto codice, qualcun altro si va a rubare le mie mele. Se le paga lui, eh. Io non ho, è ancora, di nuovo, il fatto che spago la consegna è una protezione ulteriore. Avete idee migliori di questa? Questa mi è venuta sul momento, quindi non ho detto che sia... Nome e cognome, cosa fai? La carta d'identità? Però o riconosci la persona, però dopodiché mando mia moglie a prenderlo. Il negoziante deve sapere che quella è la moglie di Tizio, e quindi quando dice che prende l'ordine di corno, sì, daglielo, perché... vabbè, però il nome è un po'... Allora, possiamo pensare a entrambe le cose, nel senso che un ordine ha un codice identificativo non ripetibile. Ovviamente ha anche un nominativo dell'ordinante. Quindi quando io arrivo in negozio, l'ideale è dire: questo è il mio codice. E se no, se poi, però a questo punto è a discrezione del negoziante, io dico: ma io sono Tizio, e lui va a ricercare per nome anziché ricercare per codice. Se poi non si fida, gli chiederà la carta d'identità, gli chiederà il telefono a casa, non so, cioè, però a questo punto la gestisce lui, è un'operazione che gestisce il negoziante, che il sistema non deve necessariamente vincolare. Quindi mi sembra un buon compromesso. Quindi do una o più possibilità al negoziante di trovare qual è l'ordine relativo alla persona che si è presentata lì. La più semplice è se questa persona mi dà il codice dell'ordine. Ma ce ne sono anche altre.
Dopodiché, una volta che ha trovato l'ordine corrispondente, il negoziante si fida che questa sia la persona giusta, può confermare l'ordine e quindi procedere alla consegna e al pagamento. Mi convince. Allora, questo significa che abbiamo due requisiti. Uno relativo al negoziante trova l'ordine giusto, e l'altro relativo a il negoziante conferma l'ordine e consegna la merce. Quindi, primo requisito è il negozio può ricercare gli ordini presenti per codice ordine o per nome utente. E questa è una funzione di ricerca. Semplice. Lui è il negozio, vende ste robe, ha il diritto di saperle, no? Quindi non è che sta andando a sbirciare i dati di un altro. Poi, requisito 4.2, il negozio può confermare la consegna e pagamento di un ordine tra quelli ricercati. Qui ho detto semplicemente confermare, nel senso che a un certo punto io sono lì davanti al PC, c'ho la persona di fronte, cioè, ok, tu sei quello di quest'ordine qui, va bene, prendi la tua merce, dammi 18 euro, clicco il bottone. Però il fatto che ti ho dato la merce, il fatto che mi hai dato i soldi, non lo vado a gestire come singoli passaggi qui, perché qui ho cassa, ce l'ho già, non devo gestire quello. Quindi a valle di tutto, quando ci siamo messi d'accordo, ci siamo salutati, io clicco sul bottone, merce consegnata. In realtà questi ordini, se vogliamo aggiungere come nota, sono solamente quelli non consegnati. No? Mi permette di dire, quelli già consegnati non me ne frega più niente, ormai li ho incassati e fine. Poi volendo potrebbe esserci il problema del tipo sì, però io ho ancora qua 6 cassette di roba che non sono venuti a recuperare, di chi sono? Chi sono i ritardatari? Quindi ma ci aggiungerei, mi costa poco aggiungere un requisito in cui il negozio può vedere in ogni istante l'elenco degli ordini ancora in sospeso ed eventualmente contattare le persone, mandi una mail di sollecito, oppure lì vedi il numero di telefono e dici, senti, fai come vuoi, però io qua avrei la tua roba. Può consultare l'elenco degli ordini non ancora consegnati e inviare un sollecito via email o SMS. Il livello dopo scrive su Facebook, tizio è un malandrino perché non mi viene a prendere la roba. Ok? E questi direi che sono quelli principali.
Poi ciò che dobbiamo fare, o ciò che ci chiede l'esercizio di fare, è, beh, in realtà non abbiamo esattamente la stessa terminologia che c'è sul testo, il testo dice esecuzione del caso d'uso relativo alla funzione di ritiro dei prodotti dal negozio. Ritiro dei prodotti dal negozio in realtà per noi è l'unione di questi due requisiti. In realtà quest'ultimo è semplicemente un bottone da premere. Però nel resto del lavoro dobbiamo progettare a livello di caso d'uso questo tipo di processo. Ci prendiamo un intervallo e poi lo progettiamo. Ok, facciamo un quarto d'ora di pausa.